Ci troviamo con Romolo Mariano al termine della partita tra Castellana Grotte e Reggio Emilia, che ha trovato appunto vittoriosi Reggio Emilia con un punteggio di 1-3. E, cosa ne pensi di questa partita? Come ti sei trovato? È stata una partita sofferta, dall'inizio alla fine ci siamo dovuti guadagnare ogni punto. Castellana Grotte è salita di livello, quindi di conseguenza abbiamo dovuto anche noi salire di livello, altrimenti sarebbe stata veramente ancora più dura di quello che è stato. Sono molto orgoglioso della mia squadra perché abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo e questo è un campo sempre difficile per tutti. È una squadra dall'altra parte, quella di Castellana, giovane, con grande carattere e quindi devi sempre rimanere lì sul pezzo e l'abbiamo fatto molto molto bene. Ci troviamo con Matteo Maiocchi qui al termine della partita tra Castellana Grotte e Reggio Emilia, che vi ha trovato appunto vittoriosi con un punteggio di 1-3. Quindi complimenti e lascio la parola a Matteo. Cavolo, oggi è stata una bella vittoria, 3 punti importanti in un campionato difficile come quello della 2. Poi vincere 36-34 è sempre un piacere, poi toglierà sicuramente tante energie perché poi dobbiamo giocare già mercoledì con Siena, però è sempre bello vincere poi in un campo così caldo contro una squadra forte, fa sempre piacere. Ci troviamo al termine della partita tra Castellana Grotte e Reggio Emilia, siamo qui con coach Fanulli e lascio la parola a lui. Sicuramente siamo molto contenti di aver portato a casa la prima vittoria da 3 punti della stagione in un campo molto difficile come questo di Castellana. Sono davvero molto contento soprattutto per i ragazzi, per il lavoro che stanno facendo durante la settimana, per il fatto che non si tirano mai indietro, per il fatto che stringono i denti, e penso che questa sia la giusta ricompensa per loro che ci darà sicuramente lo slancio per affrontare il proseguo del campionato. Sono contento anche di chi magari durante le domeniche si vede un po' meno, però si impegna sempre comunque in palestra. Penso a Gasparini, penso a Catellani, ma a tutti i ragazzi che durante la settimana lavorano duro e penso che questa insomma sia una bella ricompensa per loro.